Ragazzi, e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei fare un video proprio sul nuovo all-time high dell'indice S&P 500, ovvero l'indice che raggruppa le 500 società più capitalizzate degli Stati Uniti. Ma prima di iniziare, ragazzi, come sempre, vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati, quindi se volete darmi una mano a supportare il canale, vi chiedo di lasciare un bel like, ragazzi, è gratis lasciare il like. Vi chiedo di lasciare quindi un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Ma iniziamo immediatamente dando un occhio a quello che sta succedendo sui grafici. Allora, ragazzi, innanzitutto diamo un'occhiata all'indice S&P 500 qui su TradingView. Come potete vedere sul grafico, io ho lasciato semplicemente dei livelli chiave che avevo per le mie analisi, che ovviamente sono stati rotti al rialzo senza problemi. E c'è una trend line, qui possiamo vedere infatti il grafico giornaliero dell'S&P 500, c'è una trend line di chiara crescita per tutto il 2021. Al momento in cui sto registrando, l'S&P 500 è arrivato al valore di 4.460,82 punti, che è un livello altissimo per quello che riguarda ciò che ci si aspettava in seguito alla pandemia. Ma ovviamente, ragazzi, c'è da considerare che ci sono sempre delle notizie alla base di queste salite e che comunque il sentiment potrebbe ruotare nel momento in cui la banca centrale degli Stati Uniti, ovvero la Fed e il suo presidente Jerome Powell, dichiareranno il cosiddetto tapering, ovvero l'avvio della salita dei tassi di interesse da parte delle banche centrali che attualmente sono ai minimi storici. Quello che volevo farvi vedere, ragazzi, innanzitutto il 13 agosto c'è stata la terza chiusura record consecutiva per il Dow Jones e l'S&P 500 dopo i dati sull'inflazione sul lavoro. Quindi questo è ciò che ha fatto ancora una volta superare il record dell'all-time high. Il numero delle nuove richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione è diminuito di 12.000 unità, come potete vedere, chiudendo a quota 375.000, in linea con le stime, e di nuovo vicino ai minimi dall'inizio della pandemia. A luglio i prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono aumentati dell'1% contro le attese di un più 0,6%. Ovviamente, ragazzi, questo ci fa capire che ancora una volta l'inflazione è in rialzo rispetto al mese precedente. E questo, soprattutto per chi investe anche nel settore delle criptovalute, è un'ottima notizia, perché le criptovalute sono viste proprio come protezione nei confronti di asset inflazionistici, come ad esempio le valute fiat, come ad esempio dollaro oppure euro, che noi deteniamo e con cui noi veniamo pagati mensilmente. Se lavoriamo, chiaramente il nostro stipendio viene pagato in queste valute che si inflazionano. Ma vediamo anche esattamente quali sono altre notizie da parte, per esempio, sul sito della CNBC c'è S&P 500 e Dow Jones agguantano nuovi record e le azioni alla fine del giorno volano sempre più in alto. Chiaramente il Dow Jones, per esempio, qui si dice che ha chiuso a 35.000, quasi 500 punti, ed è un record per quanto riguarda l'indice delle blue chip. Le blue chip, ragazzi, sono le azioni più capitalizzate che sono incluse nel Dow Jones. Per quanto riguarda, volevo tornare un attimo sul grafico, volevo farvi vedere anche il Nasdaq. Il Nasdaq, come vedete, ragazzi, sempre sul grafico giornaliero, è in questo caso prossimo ai massimi storici. Siamo a 15.088,98 punti. Il massimo storico è di 15.184, quindi non molto lontani dai massimi storici anche in questo momento. Per quanto riguarda il Nasdaq, ciò che volevo farvi vedere, ragazzi, e che è molto interessante, è questa formazione che si sta creando anche in questo caso, e stiamo parlando di un triangolo ascendente che potrebbe anche in questo caso essere rotto al rialzo. Staremo a vedere.
Per quanto riguarda infine il sito Business Standard, in questo caso anche c'è US Dow Jones, S&P 500 scalano nuovi record. Ancora ragazzi, S&P 500 Index, qui siamo su investingcube.com, i bullish, ovvero coloro che sono rialzisti, stanno sfidando la resistenza dei 4.449 punti, che è l'all time high. Ovviamente già nel momento in cui sto registrando questo video, questo valore è stato superato. Quello che dobbiamo vedere, ragazzi, e che è molto importante, è un grafico analizzato da un noto analista. Qui potete vedere una serie di livelli molto importanti tracciati con linee orizzontali, e poi potete vedere delle trend line molto importanti. Ad esempio, questa trend line qui, che è quella che c'è stata tra maggio e giugno, è molto importante perché, guardate, va a collegare il massimo, un massimo con un minimo. E quando un livello, una trend line anche obliqua, viene utilizzata prima come resistenza e poi come supporto, ci fa ben sperare per una continuazione della bull run. Potete vedere qui la linea in verde che collega i vari minimi relativi, e in questo caso la trend line è crescente, e nell'ultimo periodo, quindi da fine luglio fino ad ora, che siamo al 13 di agosto, quando sto registrando questo video, si è andato a creare un canale ascendente che porta il prezzo verso livelli sempre più alti. È chiaro che questa crescita potrebbe anche durare ancora parecchio, perché vi ricordo che nell'ultimo periodo, nell'ultima settimana, c'è stata l'approvazione dell'Infrastructure Bill Plan, ovvero un piano negli Stati Uniti che va ad incrementare di ulteriori 1.200 miliardi di dollari la spesa all'interno del settore infrastrutturale per potenziare ancora di più la competitività delle aziende del paese Stati Uniti, che comunque è quello che si è ripreso a livello di economia più rapidamente dalla pandemia, da quando c'è stato il crash della borsa azionaria nel marzo del 2020. Ovviamente tutte queste notizie ci fanno ben propendere per una continuazione del rialzo dei valori su S&P 500 e Nasdaq. È chiaro, ragazzi, che ciò non significa che non ci potranno essere ulteriori correzioni, perché le correzioni del 5, tra il 5 e il 10%, vi ricordo che avvengono più di una volta l'anno. Correzioni superiori al 10% avvengono in media ogni 16 mesi. Quindi ci possiamo sempre attendere delle correzioni del mercato di circa il 5-10%, e io vi consiglio, se fate degli investimenti, magari di andare ad incrementare proprio per sfruttare anche quel ribasso del 5%, perché ragazzi, ricordatevi che chiaramente noi non possiamo sapere quando ci sarà il minimo, ma se abbiamo un nostro piano di accumulo e riusciamo anche a prendere il prezzo della nostra quota anche con un 3-4% in meno, è sicuramente un guadagno che ci ritroveremo nel futuro, proprio perché ciò che noi andiamo a fare quando investiamo per il lungo termine è cercare un guadagno proprio in funzione di un orizzonte temporale di 20-30 anni. Quello che è molto importante, quindi, è anche prendere un 2-3% di ribasso proprio per approfittare della crescita nel lunghissimo periodo. Quindi ragazzi, se vi interessa ad esempio un video sul PAC, io ne ho già fatti diversi, vi invito ad andarli a guardare sul canale, come a guardare anche altri video di analisi e di spiegazione per quanto riguarda gli ETF. Ho fatto vari video nei quali vi spiego quali sono i prodotti migliori per investire nell'S&P 500, nell'MSC World, nei mercati emergenti, nell'obbligazionario, nell'azionario Cina, nell'azionario Europa. Quindi potete tranquillamente ritrovare tutti questi video con tutti gli ETF analizzati singolarmente all'interno del mio canale. Detto questo, ragazzi, io comunque sottolineo sempre, perché è fondamentale,
Vi ricordo che non sono un consulente finanziario, quindi quello che faccio in questi video è semplicemente darvi la mia idea e cosa ne penso su ciò che succede nel momento in cui faccio i video. Quindi fate sempre le vostre opportune analisi prima di andare ad investire in maniera puntuale su alcuni prodotti finanziari. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, vi chiedo di lasciare un bel commento, lasciate un bel like, perché servono molto per salire nell'algoritmo di YouTube. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!